È stata una giornata all'insegna della solidarietà e della fratellanza, quella vissuta domenica che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni e dei movimenti ecclesiali della diocesi di Vallo della Lucania per vivere la festa delle associazioni e dei movimenti. Un appuntamento che si è svolto presso la parrocchia Santa Maria Assunta della Licinella, nel comune di Capaccio Pessum, ed organizzato dalla Consulta delle Associazioni Laicali, in collaborazione quest'anno con la Pastorale Sociale, Giustizia e Pace, Lavoro e Migrazioni. Momento di festa, ma anche di riflessione, quello di domenica, grazie alla presenza degli ospiti dei centri di accoglienza presenti sul territorio comunale di Capaccio Pessum. Presente alla celebrazione il Vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, seguito dai vari esponenti delle associazioni e Caritas della provincia di Salerno. Dove abiti? Il Signore non ha casa. Ha preso dimora in mezzo a noi, ha preso la vita nostra nella sua vita, ha colto la nostra umanità nella sua divinità e ci ha donato la sua divinità. Ma il Signore non ha casa. Lo dirà anche in altre occasioni. La casa di Dio è il cuore di ogni persona. Dopo la messa, invece, si è svolto il convegno aperto con la consegna di una targa al Vescovo a nome dell'amministrazione comunale, rappresentata nell'occasione dall'assessore Marilena Montefusco, e di un libro contenente cartoline storiche. È un luogo simbolo, dicevo, questo lo ascoltavamo prima, e lo è in modo particolare perché l'accoglienza e la pace, che sono poi due elementi di cui oggi si sta parlando e che sono alla base di entrambi i messaggi, sia quello della pace sia quello che oggi abbiamo letto un po' tutti, abbiamo riletto con grande interesse. Dicevo, è un luogo che ci insegna che la tolleranza, che l'accoglienza, e la Madre Grecia da sempre ci ha insegnato questo, possono essere realtà vissute anche in un mondo globalizzato come il nostro.